Africa Cup. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Semifinali. Le squadre si affrontano con partite di andata e partite di ritorno. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Semifinale di Coppa che promette di non annoiarci, si gioca per un posto in finale, c'è un'atmosfera fantastica sugli spalti con i tifosi letteralmente scatenati. È tutto pronto per il calcio d'inizio, per questo match davvero molto intrigante. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Un saluto agli amici sintonizzati sulle frequenze di EA Sports, da Piero Gipardo e Stefano Nava. È solo l'andata delle semifinali, ma potrebbe già fornirci indicazioni importanti in vista del ritorno. Si affrontano Camerun e Sudafrica. Tra loro e la finale ci sono altri 180 minuti. Molto dipenderà dall'esito di questo match. Chissà che una delle due non possa accumulare un vantaggio tale da rendere il ritorno una formalità difficile, ma non impossibile. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico, segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Stefano, se dovessi dare un consiglio ai ragazzi che sognano un giorno di diventare professionisti, cosa gli diresti? È di non mollare mai, Pier, di crederci sempre, soprattutto nei momenti più difficili, e di rimanere con i piedi per terra. Questo ambiente sa esaltarti, come pochi, quando le cose vanno bene, ma cadere è un attimo e a volte si rischia di farsi molto male. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Pallone interessante. Pallone sulla corsa. 1-0, hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. Adesso che lo rivedo mi sento di assolvere il portiere. Pier, poteva fare davvero poco su questa conclusione, distanza troppo ravvicinata, sarebbe servito un miracolo per impedire alla palla di entrare. Alla girata sulla fascia, colpo di testa alto di un soffio sopra la traversa. L'aveva colpita bene, ha esagerato leggermente con la mira. Palla rubata in una zona pericolosa. Palla interessante nello spazio. Riceve palla, pericolo da lì. Pallone che finisce in rete. Possono giustamente esultare per questo gol, frutto dell'ottimo pressing. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini. Non si possono perdere certi palloni. Bravi gli avversari ad approfittarne. Le squadre sono in perfetta parità dopo i primi 45 di gioco. È ancora troppo presto, Stefano, per dire chi andrà nella finale? Assolutamente, manca ancora tanto. Difficile fare pronostici in questo momento.
Inizia la ripresa di questa semifinale. In palio c'è un biglietto per la finalissima. E entrambe le squadre mi sembrano uscite dagli spogliatoi dopo l'intervallo belle cariche, belle toniche. Speriamo di assistere a un bel secondo tempo. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha segnato il momentaneo gol del pareggio, può affrontare la seconda metà di gara sulle ali dell'entusiasmo per provare a trascinare la sua squadra al successo. Sta per arrivare il momento del cambio. Occhio al contropiede. Intervento tempestivo, ma attenzione però. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Può colpire da lì e il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Rivediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. Un gol facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Applica il vantaggio l'arbitro, facendo ai giocatori del Camerun di proseguire. La mette in mezzo e l'ha messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. E rivediamo l'azione del gol. Gran parte del merito va all'autore del cross. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Sembrano in grado di far loro la partita nei minuti che restano da giocare. C'è spazio davanti. L'arbitro fischia tre volte, esultano i padroni di casa per questa vittoria che non dà ancora la certezza, ma certamente un passo avanti verso la qualificazione. Semifinale che si è messa bene, anche se non è ancora il momento di cantare vittoria. Risultato ribaltabile, ma che li vede comunque favoriti per la prova in finale. Serviranno la stessa concentrazione, la stessa grinta messa in campo oggi. Andiamo a vedere insieme i dati della partita. Ecco il possesso palla delle squadre. I tiri totali verso la porta. I falli commessi e infine le valutazioni dei giocatori. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Risultati delle partite. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man.